And here we go for our video tools of the day. Yes, oggi pensavo al fatto che ieri per togliere, diciamo, la pasta azzeccata da sotto una pentola, un pentolino di ferro, mi sono uscito il sangue sotto all'unghia. Non so se è visibile. Ad ogni modo, sento un po' di dolore sotto l'unghia per questo fatto che ho dovuto togliere appunto la pasta seccata, un po' seccata, quando l'ho preparata sotto al pentolino, anche se credo sia una cosa che subito passerà, ma today, vero, purtroppo il tempo è quello che è, brutto, molto brutto, ma ci può consolare una cosa, because today is another birthday, after those death of my ex teacher of philosophy history, high school former, philosophy and history teacher, and after, on 29, and after the birthday, the 80th birthday of Kenneth Welsh, our mythical windmiller, yesterday, today is the birthday of another great character in history of music, anzi direi proprio legendary, because today avrebbe compiuto 632 anni, years, the legendary. And so, I of ever I would like to wish, anche se è morto, a very, 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 very happy 632esimo birthday to Johann Sebastian Bach, anzi come si pronuncia? Sì, Bach avrebbe compiuto 632 anni oggi e che dire lui, di lui, io suonando anche la tastiera, negli anni in cui, perché io non lo sapesse, ho studiato 4 anni e mezzo circa, diciamo, di pianoforte privato. In realtà sono anche entrato in conservatorio 2 volte, la prima a 16 anni a Napoli, ma poi eliminarono i corsi che avrei dovuto seguire io, la seconda ad Avellino a 19 praticamente, ma in quel caso decisi io di non, feci solo una lezione di presentazione col maestro, ma decisi di non continuare perché era un periodo anche in concomitanza con l'università, all'inizio dell'università, oltre al fatto che dentro di me non me la sentivo di continuare perché il cuore mi diceva di no, perché è un ambiente un po' particolare il conservatorio, mi è un po' antipatico e quindi anche questo, per questo motivo, ho deciso di non proseguire. Però, come vedete, suono sempre, praticamente non mi ha abbandonato nessuno. Certo, ho abbandonato un po' quegli autori lì classici, però a suonare io suono sempre, infatti lo vedete quotidianamente anche alle previe che inserisco qui nel mio canale Tastiere. Quindi in tal senso dico che riguardo Bach, la mia insegnante privata aveva una grandissima stima di me, che saluto, Anna De Micco, diciamo, 63 anni, ha compiuto poco fa in questo mese, proprio il 4 marzo, tra l'altro anche compleanno di Lucio Dalla, era il 4 marzo, e anche di una mia zia paterna, zia Marinella, che saluto, e che ha compiuto 62 anni. Comunque, la mia insegnante privata aveva una grandissima stima di me, anzi, se non erro, mi reputava il miglior allievo che avesse mai avuto, quindi grandissima stima, questa, grandissima riconoscenza, ma soprattutto, secondo lei, sosteneva in qualche modo che l'autore, che il compositore che io riuscivo a suonare al meglio era proprio Bach. Questo probabilmente, se non erro, diceva anche perché avevo un carattere freddo. Il carattere freddo era molto razionale che mi consentiva di suonarlo bene. E infatti io credo che per saper suonare Bach, proprio questa, diciamo, quella sia una delle caratteristiche fondamentali, proprio un certo rigore, una certa razionalità, un certo raziocinio, appunto una certa freddezza, che consideriamo, considerate anche che la sua musica è una musica del 700, del 600 e 700, anzi scusate, secolo proprio, come sapete meglio di me, dei lumi, l'illuminismo, e quindi secolo anche la razionalità pura, ci azzecca questa connessione, c'entra questa connessione con la sua musica. E infatti se qualcuno ha mai avuto modo di, lo so, qui di leggere qualche suo spartito, ma soprattutto di ascoltare la sua musica, quasi sicuramente sa di questa canonicità presente nella sua musica, e poi è anche secondo me una musica molto enigmatica,
E noi non siamo abituati a questo tipo di musica perché siamo abituati a musiche molto più emozionali. Penso a quelle di, rimanendo sempre nell'ambito classico, di Chopin, di Liszt, ma anche gli altri grandi pianisti, compositori, Rachmaninoff, insomma, Grieg, ce ne sono veramente tantissimi. Ma questi sono proprio i re del, no, i re, ma comunque giocano molto più sulle emozioni. Cosa che anche Bach ama, Bach prima di tutto è razionale. Razionale, questa razionalità diventa spesso anche molto enigmatica, come ho detto. E proprio ieri poi, diciamo, perché in questi giorni sto preparando dei pezzi nuovi che non ho mai interpretato per lui, ne ho interpretati alcuni in passato, ma non quelli che sto interpretando in questi giorni, che comunque suonavo anche questi in passato. Però dicevo, mi sto rendendo conto di come in realtà ci vuole anche un altro elemento essenziale per saperlo suonare e per capirlo in realtà, per capire le fatiche di quest'uomo quando componeva questi pezzi. E secondo me questo elemento è la fede. Non si può non avere fede se uno, non vuole, se uno vuole suonare Bach. Comunque questa fede non deve essere necessariamente fede, ma può essere anche tradotto come un che, un quid di spirituale, lo spirito. Ci vuole questo quid spirituale per saperlo suonare, per capire come lui componeva, in effetti. Proprio preparando la toccata e fuga in re minore, la più nota in questi giorni, mi sto rendendo conto di questo. Io già l'avevo imparata qualche anno fa, però più in, ma in maniera frammentaria, mentre solo adesso la sto, diciamo, riprendendo davvero bene perché ho capito che devo avere fede. Devo avere fede quando lo suono, o meglio, quando suono dei pezzi suoi più difficili, e il caso della toccata e fuga è proprio questo. Molte cose mi sembravano difficili, con una certa fede in testa e convinzione, in qualche modo mi stanno diventando più semplici, e quindi questo significa che tra qualche settimana, credo, non lo so, interpreterò tutta, farò il video di tutta la toccata e fuga. Forse già adesso improvviserò, cioè farò la toccata per il suo compleanno, solo la toccata perché la so a memoria e la suono un sacco di anni, mentre la fuga è un po' più complicata, per questo in forma completa la caricherò tra qualche settimana, credo, però la toccata forse già la caricherò tra qualche giorno, se non adesso, vedremo. E poi altri pezzi suoi, i miei preferiti che sto preparando in questi giorni, come l'aria dal Wersetzen, adesso mi ricordo esattamente il titolo, comunque la Passione secondo Matteo, bellissima, e che tra l'altro Pasolini inserì nel suo film La Passione, appunto secondo Matteo. Poi sto preparando un'altra aria in pochi minuti, non mi ricordo esattamente il titolo adesso, ma veramente bellissima pure quella. E poi forse una nuova versione per solo piano, ma interpretata in questo modo, di Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 dal catalogo Le sue opere, che è probabilmente uno dei miei migliori, cioè uno dei pezzi preferiti da parte mia dei suoi, insieme alla siciliana BWV 1031, sì, sonata per flauto numero 2, la siciliana BWV alla sonata numero 2 per flauto, e soprattutto, forse avete visto in tal senso dei brevi sia miei che di questi film all'inizio, soprattutto. Questi pezzi appunto sono stati inseriti in dei film che ho nel cuore, cioè grazie a questi film ho potuto scoprire questi pezzi di Bach, e secondo me è in questi film che appunto proprio ci sono le versioni utilizzate in questi film che sono veramente straordinarie. Innanzitutto l'opening di Solaris, ma che poi è un pezzo protagonista anche di altre scene del film. E quindi già avevo detto i giorni scorsi che ne avrei parlato di questi film, infatti eccoci qui. Film del 72 di Tarkovsky, reputo uno dei miei migliori, dei miei preferiti in assoluto, grazie appunto anche alla musica di Bach e soprattutto all'utilizzo che ne fa Artemiev, il compositore appunto nel film. Grazie a questo sintetizzatore, secondo me, Ich rufe zu dir, Jesu Christ diventa proprio leggendaria. Mentre il pezzo lo considero immortale, eterno, ineffabile, ineffabile soprattutto, questi sono in genere gli aggettivi che utilizzo per definire. Con l'aggiunta del sintetizzatore, la modifica al sintetizzatore di Bach diventa ancora più ipnotico, soprattutto, e a questo punto leggendario. Non so se qualcun altro conosce, penso di sì, ma è un pezzo davvero straordinario. La nostalgia per una perfezione del mondo, una genuinità del mondo, ormai data perduta. Questa è la frase, cioè il pensiero che mi fa scaturire ogni volta. Poi vabbè, nel film si associa alla natura, a tante cose. Poi la siciliana, come dicevo, dalla tratta dei titoli di coda di Le onde, Breaking the Waves, Le onde del destino,
Lars von Trier del 90, pezzo appunto pure che ho interpretato in due occasioni in passato e che è anche tra l'altro il mio trailer del canale Tastiera, quindi pensate un po', che ho reinterpretato con una strumentazione simile all'originale l'anno scorso in occasione del compleanno di Lars von Trier, il 30 aprile, e poi un altro pezzo essenziale, un altro film, appunto come dicevo prima, l'aria, Wersesen, adesso non mi ricordo il titolo completo, comunque La Passione secondo Matteo, e che appunto anche in questo caso a livello filmico secondo me Pasolini ha utilizzato straordinariamente, ma lui in generale utilizzava Bach, la musica classica anche lui, secondo me alla pari, un regista da questo punto di vista alla pari con Kubrick e Tarkovsky. Comunque Lars von Trier, comunque dicevo, l'ha utilizzata appunto nel suo film La Passione secondo Matteo. E poi ancora Das Harte Halt per Gang East, cioè quest'altro preludio corale, non erro BWV 216 al suo catalogo, che è il pezzo d'apertura di Lo Specchio, sempre di Solaris, del 76. E sempre in questa versione qui io lo reputo straordinario, sempre grazie ad Arte, mi fa il suo arrangiamento, il sintetizzatore. Poi anche Erbarme Dirk, sempre dalla Passione secondo Matteo, cioè come sapete praticamente la prima aria che ho citato, sempre la Passione secondo Matteo, è quella lì. E che pure sto interpretando in questi giorni, poi la caricherò il video quando sarà pronto. Mentre Erbarme Dick, ecco qua, anche qui sempre utilizzata straordinariamente da Tarkovsky in Sacrificio, suo ultimo film dell'86. Veramente aggiungo che Tarkovsky è stato davvero un grande, ci ha regalato sette perle e probabilmente appunto l'utilizzo di Bach suo è inimitabile. Credo che se noi parliamo sempre di binomio, grandi compositori o grandi registi, Lynch, Badalamenti, Herman, Hitchcock, Dario Argento, Goblin, Zimmer, Nola e tanti altri, quanti ne volete, pure Scorsese con Shore, tanti altri. Questo si può usare anche con la musica classica. Io credo che l'accoppiata Bach-Tarkovsky sia davvero a livello di musica classica, l'accoppiata proprio. Così come poi anche Kubrick, ad esempio, lui sapeva utilizzare tutti i vari compositori classici nei suoi film. Però veramente, se devo associare Bach con un regista, è proprio Tarkovsky. Poi subito dopo io ci metto Pasolini. Sì, che pure appunto l'ha utilizzato molto bene. Bene, credo di aver detto tutto. Sì, se avete visto un po' di breve all'inizio, sono i pezzi di questi pezzi che ho anche citato, che ho interpretato anche in passato. Se siete interessati, anche se non so se li metto perché non so se ce la faccio col tempo, ad ogni modo se siete interessati, video completi sono sempre in descrizione. E poi un'altra cosa che mi chiedo spesso io è, chissà lui cosa penserebbe della musica contemporanea, di tutti questi cantanti, pseudo cantanti ci sono oggi. Ogni volta penso, secondo me Bach, quando sì, avesse la possibilità di sentire questa data canzone, si rivolterebbe nella tomba, penso spesso io, perché in qualche modo quando noi parliamo di musica, e sentivo anche un critico, manco a farlo apposta, a caso, quando sono andato a trovare mio nonno, abbiamo visto la televisione di sfuggita, cioè di sfuggita ha girato su questo canale, un critico faceva proprio questo discorso, sto facendo, e cioè diceva all'intervistatore, l'altro un grande letterato, un personaggio appunto di cultura che è Corrado Alvas qui. Comunque, diceva questa persona, questo critico, lei come fa a spiegare, come spiega la musica alle persone? Mica la spiega con la musica di oggi, la spiega certamente con i grandi del passato, con Bach, Chopin, Liszt, lo stesso per la letteratura, mica la spiega con i grandi scrittori come Dostoevskij, eccetera, su quest'onda qui, è questo per tutti gli altri campi. Ecco, io sono perfettamente d'accordo. Cioè, tutti i cantanti comunque di oggi, a maggior ragione, cioè di qualche anno fa, a maggior ragione quelli di oggi, che sono tra l'altro all'età mia, molto, sono molto giovani, ma li critico proprio per questo, devono sempre ringraziare il passato e i compositori prima di loro, perché sono loro che hanno creato tutto, e Bach certamente in tal senso è stato uno dei primi. Cioè, se c'è questa musica, certo anche grazie a Bach, anzi prima di tutto a Bach, poi a tutti quelli successivi, eccetera. E quindi, e poi soprattutto io credo che, cioè tra l'altro per ascoltare Bach comunque ci vuole una certa predisposizione, ma in generale la musica classica, le
colonne sonore, che sono fondamentalmente i miei due generi preferiti. Comunque ricordo anche con molto piacere una cosa che mi ha detto una mia ex compagna, cioè sì, compagna di università, un'amica, conoscente dell'università, che comunque tra amico e conoscente, l'unico sempre c'è una bella differenza. Comunque, questa mia vecchia conoscente dell'università che mi disse, appunto, certo tu hai anche un certo rigore, una certa postura etica, è proprio così, Bach dona una certa postura, trasferisce una certa postura etica. E sì, questo fatto appunto del carattere, che la musica di Bach secondo lei, Martina, che saluto, Martina l'Annunziata, sì, che saluto, anche molto carina, comunque secondo lei diciamo Bach darebbe una certa postura etica e maggior ragione nel mio caso. Grandi complimenti, ma ti trovo esagerati, Martina. Però è sempre stata molto, cari sempre molto carina quando mi dice queste cose. Sì, ad ogni modo, sì, è questo. Poi, diciamo, una musica che, insomma, trascende, trascende. Ovviamente, essendo una musica religiosa, o la fede, basata sulla fede, io credo che lui, sì, io penso che non si può. Ecco, queste sono quelle cose in cui dici. Per esempio, Bach è uno dei motivi per cui io non riesco a non credere che non possa esistere un Dio. Se non sbaglio, questa è una cosa che l'ha detto anche qualcun altro, se non erro, Emil Cioran, non vorrei sbagliare, un filosofo ungherese, che ho anche citato in passato nei giorni scorsi, però filosofo ateo, stranamente, però se non erro, era proprio lui che diceva che non puoi non credere che non esista un Dio quando ascolti Bach. O se non lui, comunque un altro autore. Poi ve lo scrivo, non sono sicuro, ma poi ve lo scrivo in descrizione. In effetti è proprio così, come fai a non pensare che questa musica possa essere musica dettata dalla fede? È quasi impossibile, soprattutto una musica che mi fa stare davvero bene. Fa stare davvero bene. Ah, poi un altro pezzo, che ho dimenticato di citare, la Toccata Dorica. Sempre Re, ma mi pare minore, ma BWV 565. Mentre mi pare la toccata e fuga classica che conoscono tutti è in BWV 839 dal suo catalogo. Comunque la toccata detta dorica pure straordinaria, forse pure la interpreto perché è un pezzo che suonavo in passato. Vediamo un po' se ci riesco, però penso posticipo alle settimane successive perché è un po' complicato fare video adesso, soprattutto delle toccate, non parlo delle fughe, non parlo degli altri pezzi. Sì, comunque quello che mi dà lui a livello di compositori classici, veramente mi dà emozioni uniche, così come altri compositori, in particolare io preferisco Chopin, sì, Chopin e Bach, che tra l'altro sono due compositori proprio antitetici, sono i miei due preferiti per quanto riguarda la musica classica, vabbè poi sono ispirate molte canzoni a Bach, penso anche, non so se lo sapete, ma la voce del silenzio di Mina si ispira proprio all'impianto armonico di un suo preludio e fuga che è in do minore. Di quel momento però mi sfugge il numero. Vabbè, anche altri cantanti, ovviamente, certamente sono ispirati a lui. Comunque, poi anche Liszt è un altro mio preferito, Beethoven pure, ma un po' meno. Però ovviamente anche Beethoven è un altro genio assoluto, insomma, con la questione della sordità. Veramente qui sarebbe tanti, non la finiremo più, però penso di avervi in qualche modo anche fatto godere con queste mie parole, insomma, che sia stato insomma un godimento per le vostre orecchie, i vostri occhi. Soprattutto le vostre orecchie queste parole.